Neobično mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti vas danas u ovome prostoru koji baštinimo od Dioklecijana. Split je poseban po tome, ali evo poseban je i po Aspiri. Naši studenti imaju sjajnu budućnost, a zajedno sa njima i cijela Hrvatska i cijela turistička, ogromna, potencijalna, moćna organizacija. Pozivamo našeg šefa, Aspirinog predavača, trostrukog nositelja Michelinovih zvjezdica, gospodina Vincenza Guarina. Dobrodošli u Split, u prekrasne Dioklecijanove podrume. Izuzetno nas raduje što ćete nam danas prezentirati vaša kulinarska umjeća. Jako je važno da se organiziraju ovakve manifestacije i događaje. Oni dižu svjesnost, zainteresiranost i dižu općenito svjesnost i o gastronomiji, ali i restorana o potrebi postizanja određene izvrsnosti. Pored gospodina, evo konkretno danas gospodina Vincenza i suradnje sa nebrojenim stranim šefovima, forte cijele priče našega studija gastronomije su naši domaći ljudi, naši domaći šefovi poput Brace Sanjina, Hrvoja Zirojevića, gospodina Galvanja, gospodina Pažanina. Ne bih želio nekoga ispustiti od ove cijele nebrojene, ja moram reći, elitne ili kreme gastronomije ovdje kod nas u Hrvatskoj, ali naravno želimo i na ovakav način približiti, pokazati taj jedan magičan svijet jedne gastronomije koja se evo konkretno i dodiruje Michelinovi zvjezdici. Imamo stručnjaka, ima ljudi koji znaju raditi, koje treba jednostavno educirati u smislu da dobiju akademsko znanje za ono što radi. To Hrvatskoj treba. Imamo stručnjaka, treba ih prilagoditi na ove moderne kuhinje. Znate da je sada japanska kuhinja u trendu, meksička kuhinja, kineska kuhinja itd. Dakle, mi naše stručnjake ćemo poslati u te sve zemlje, u najbolje kuhinje, tako da, da se upoznaju sa svim trendovima. Ono što mi želimo, a to je da uvijek unesemo duh našeg dalmatinskog mediteranskog štita u kuhinju. To je ono što je najbolje. To je ono što znamo, što je dokazano da je vrhunski, da je zdravo i da svima to treba. Sportskog menadžmenta, pa nakon turizma, evo sad i studij gastronomije, zanimljiva poveznica na Aspiri. Ako počnemo od kraja, koliko je važno i koliko je prehrana danas bitna u životu sportaša, to ne moramo ni govoriti. Možda je zaista najbolji primjer, nekako je najlakše, svi znamo tenisača Đokovića, što je napravio promjenu samo prehrane. Međutim, naravno, ono što javnost puno ne zna, to su svi ostali sportaši koji svakodnevno vode račune i brigu o svojoj prehrani. Mislim da ona strahovito puno utječe danas na rezultat, ona je sastavni dio svih najboljih rezultata. E tu Aspira zaista sa svojim studijom gastronomije može jako puno napraviti. Najbolje se uči ako imate vrhunske profesore, vrhunske majstore. Brzo i uspješno onda se svladavaju sve poteškoće u određenom zanatu. Dobivate senzacionalne vještine jer ti ljudi zaista znaju prenijeti svoje znanje. Gospodin Guarino, koji je danas tu sa nama, upravo to radi. On predaje po cijelome svijetu, dakle od Amerike do Kine, Japana, i teško ga je uopće i dobiti. Možete zamisliti koja je zapravo važnost danas ovog događaja, da je on tu sa nama i da je zapravo dva dana posvetio našim studentima kako bi ih obučio. Signor Guarino, quando ha deciso di fare il cuoco?
A 11 anni, iniziato dalla mia nonna che mi dava la trasmissione la domenica quando facevamo tutti i compensali in famiglia, e da lì è nata la mia passione. Poi da lì è iniziato il mio percorso gastronomico, girando fino adesso il mondo, che è una cosa bella, che è una cucina importante, che è una cucina creativa mediterranea, prodotti della terra, biologici, e trasformarli nelle tecniche nuove dell'avanguardia. Infatti girando il mondo, ogni città che giro faccio l'incoming di una spezia, di un prodotto, e lo porto nella mia cucina, e questa è una cosa bella, molto bella. Lei si è laureato anche in management alberghiero. Cosa pensa, quanto importa l'educazione nella carriera di un cuoco? Ma io oggi faccio tante lezioni sia nelle università sia nelle scuole per il management, per l'hotelleria, per la ristorazione, e oggi la cucina, l'hotelleria è oggi un bel prodotto a livello mondiale che dà tante soddisfazioni, tanto turismo e tanta educazione per gli studenti. Quindi se chi ha voglia di studiare è un ramo che dà tante capacità di lavoro. Ieri ha cucinato con gli studenti della gastronomia qui della Aspira. E cosa pensa di Aspira? Quali sono le sue impressioni? Ma io sono stato ieri nella scuola, abbiamo fatto quasi 8 ore di lezione con i ragazzi, abbiamo preparato tutta la mise en place per oggi, per questo evento, e ho trovato degli alunni molto ma molto preparati, hanno ambizione di crescere sia professionalmente anche con mentalità di esportarsi all'estero, perché io ho fatto un po' di scuola, dissi, ragazzi, l'università è importante, però dovete fare anche un lavoro anche fuori, perché sennò rimanete sempre nella vostra terra, non riuscite a capire il mondo come gira, quindi è importante, loro hanno percepito questa cosa. Quindi io da Aspira ho percepito una bella scuola, una bella università, che penso che nel futuro sarà una bella università a livello europeo e anche mondiale, perché ci sono tutti i presupposti. Voglio darle i complimenti per le 3 stelline di Michelin. Com'era la sua esperienza nell'ottenere le stelline Michelin? Ma io quest'anno sono in un'altra struttura, da 7 anni ho la stella, quindi quest'anno in 7 mesi siamo riusciti a raggiungere un altro obiettivo con la mia squadra. Io ho un team di 8 persone che ormai mi segue da 7-8 anni insieme a me, perché solo io non ce la faccio. Quindi educare delle persone che possono entrare nella tua mentalità, perché io sono una persona molto lungimirante ma molto anche estrosa, quindi è difficile stare dietro di me, perché ogni giorno io comunque mi contatto tante persone sia a livello italiano che sia a livello nel mondo, quindi cerco di dare la mia educazione per tutta la ristorazione e l'hotelleria. Quindi senza di loro io non riuscirei mai a fare tutto quello che posso fare, quindi è importante anche con gli studenti. A me ogni anno mi arrivano quasi 10 studenti da tutta Europa, e quindi per me è una bella soddisfazione, perché piace lavorare con gli studenti e imparare il mio lavoro, la mia passione per loro. E come le piace lo studio della gastronomia di Aspira? Ma lo studio della gastronomia, infatti si parlava ieri che abbiamo fatto una riunione, che penso che fra 4-5 anni penso che la gastronomia qui a Spalato penso che arriverà al raggiungimento dei bei obiettivi, perché ci sono, io ho fatto un giro per Spalato, mi sono fatto un giro per i ristoranti, quindi c'è molto design, molto cibo di qualità, quindi non è ancora conosciuto, perché adesso, ma io penso che fra 4-5 anni può arrivare anche la guida Michelin. Quindi è importante che il turismo porti la guida, perché cosa nasce cosa, no? Quindi riesci a portare l'incoming delle persone, dici io ho mangiato là perché non c'è la guida, e così riesci a fare un po' di pubblicità, perché ci sta tutti i requisiti per farlo, per arrivare, perché c'è la qualità qui. Cosa lei direbbe, qual è la caratteristica più importante per un cuoco eccezionale? Ma io penso che oggi io sono una persona molto umile, quindi molto con i piedi per terra, quindi non mi piace essere un dio da cielo. Io sono Vincenzo Marino, molto persona molto semplice, però fa capire che questo lavoro si fa con testa e con il cuore. Senza cuore non si può fare, perché ci sono tante ore di lavoro dietro, Natale al lavoro, Ferragosto al lavoro, Pasqua al lavoro, tutti quando vanno in vacanza noi stiamo a lavorare in cucina per 15-16 ore, e quindi questa è una gratificazione, ma allo stesso tempo anche un tanto tempo perso con la famiglia, con i figli. Quindi chi fa questo lavoro deve fare a forza la passione, se no non riesce a farlo, è impossibile. E adesso con 3 stelle, quali sono i suoi piani per futuro?
Ma i piani per adesso sono in questa azienda che sono in Toscana, quindi in questo castello che si chiama Castello di Spaltenna, che risale siamo il Piemano. Il futuro, sai, è l'ambizione di uno chef. Io sono un executive chef in una struttura alberghiera 5 stelle lusso. Un futuro di fare un mio piccolo bistrò con il mio nome Guarino Bistrò, quindi per fare e cercare di fare una cosa piccolina con cibo a chilometri zero e poi vediamo se andrebbe bene. Per adesso io sono bene come sto perché è il mio lavoro che mi piace fare l'hotelleria, quindi è proprio la mia passione nell'albergo, perché hotel è una cosa e il ristorante è un'altra, perché l'hotel lavora a 360 gradi, dalla breakfast, dinner, lunch, open bar e via dicendo, mentre il ristorante è solo ristorante, quindi è molto più difficoltoso l'hotel. Per adesso io sono nell'hotel e mi trovo tanto tanto bene, poi nel futuro non si sa mai, certamente l'aspirazione c'è sempre di avere una tua attività tua personale, però non mai dire mai nella vita. Ono što kod ovakvih šefova oduševljava, to je jednostavnost. Znači, ta jela su jednostavna, a dobra. I to je nešto što treba zaista težiti u kulinarstvu i gastronomiji općenito. Jela koja je toliko lijepo sljubio sa prilozima, odnosno umacima, su toliko dobro ukomponirana da, evo, ja još uvijek imam osjećaj u ustima one ljepote okusa, tako da i jučer sam ga pratio cijeli dan dok je radio sa našim studentima i mislim da je stvarno dosta dobro odradio i sa razlogom je zaslužio te Michelin zvjezdice. Veoma smo počašćeni što je šef Guarino došao u Split i ne samo to, on je naš predavač, znači neko s kime mi računamo dugoročno. Znači, jedan vrhunski šef koji ima ogromno iskustvo i koji je proputovao cijeli svijet. Ono što je nama bitno, to je da naši studenti mogu učiti od takvih, znači da mogu učiti od najboljih i da mogu kroz njihova iskustva napredovati. Također bitna stvar je da takvi šefovi nas mogu povezati sa svijetom, mogu nas povezati sa vrhunskim restoranima gdje će studenti sutra raditi praksu. Put kojim je Aspira krenula je jedini put koji vodi konačnom cilju. Aspira je to napravila na jedan pravi način, angažirala najbolje hrvatske šefove, dovodi strane goste predavače, podiže zainteresiranost i zapravo motivira i sve buduće polaznike te struke. Mi moramo gastronomiju dignuti na jedan visoki nivo koji joj i pripada.